Ciao ragazzi, e rieccoci qua con l'esame di Stato del 2018. Oggi continuiamo con il quesito 2, che dice: si dispone di due dadi uguali, non bilanciati, a forma di tetraedro regolare, con le facce numerate da 1 a 4. Vi ho già fatto lo schemino, ho scritto le facce, 1, 2, 3, 4. Lanciando ciascuno dei due dadi, la probabilità che esca 1 è il doppio della probabilità che esca 2, che a sua volta è il doppio della probabilità che esca 3, che a sua volta è il doppio della probabilità che esca 4. Se si lanciano i due dadi contemporaneamente, qual è la probabilità che escano due numeri uguali tra di loro? Allora facciamo un piccolo schemino. Questo testo lo hanno fatto apposta per creare confusione. Se ci fate caso, la cosa più furba è chiamare con P la probabilità che esca 4. E se leggiamo il testo al contrario, io so che la probabilità che esca 4 è P. La probabilità che esca 3 è il doppio della probabilità che esca 4, giusto? Perché stiamo leggendo il testo al contrario. Quindi posso scrivere 2P. Poi dice che a sua volta la probabilità che esca 2 è il doppio della probabilità che esca 3. Quindi il doppio di 2P è 4P. La probabilità che esca 1 è il doppio della probabilità che esca 2, quindi il doppio di 4P è 8P. Abbiamo trovato così le singole probabilità di uscita della faccia. Noi sappiamo che una delle proprietà delle probabilità è che la somma di tutte le probabilità degli eventi che si possono verificare deve fare 1, quindi la somma di questo imponiamo che sia 1. Questa è una semplice equazione nell'incognita P. Sommiamo i monomi simili, al primo membro viene 15p, quindi troviamo che p è un quindicesimo, perché basta dividere destra e sinistra per 15. Cos'è p? P era la probabilità che esca 4, quindi ora sappiamo che la probabilità che esca la faccia 4 è un quindicesimo, la probabilità che esca la faccia 3 ovviamente è 2 quindicesimi, la probabilità che esca la faccia 2 è 4 quindicesimi, perché 4p, e la probabilità che esca la faccia 1 è 8 quindicesimi. Ora ci chiede di trovare la probabilità che lanciando i due dadi contemporaneamente escono due numeri uguali. Allora, se io lancio due dadi, quali sono le possibili combinazioni? O esce la faccia 1-1, oppure 2-2, oppure 3-3, oppure 4-4. Questi sono i possibili casi. Come faccio a calcolare la probabilità che esca 1 nella prima faccia e 1 nella seconda faccia? Parola magica e in probabilità vuol dire che dobbiamo moltiplicare le probabilità. Quindi la probabilità che esca 1 nel primo dado è 8 quindicesimi e la probabilità che esca 1 nel secondo dado è sempre 8 quindicesimi. Quindi questa probabilità, cioè la probabilità che esca la faccia 1, si trova facendo 8 quindicesimi per 8 quindicesimi. Allo stesso modo applichiamo la stessa regola a tutte le altre facce: la probabilità che esca 2 nel primo dado è 4 quindicesimi e la probabilità che esca 2 anche nel secondo è sempre 4 quindicesimi. Allo stesso modo per 3 e 4. Quindi la probabilità che escono due numeri uguali sarà data dalla probabilità di ottenere la coppia 1-1 più la probabilità di ottenere la coppia 2-2 più la probabilità di ottenere la coppia 3-3 più quella di ottenere la coppia 4-4. Quindi basta sommare queste 4 probabilità. Facendo i calcoli, la somma di queste 4 probabilità vi deve dare 17,45, che in termini percentuali è all'incirca il 38%. Se volete altri video sull'esame di maturità, cliccate sul bottone mi piace, così nei prossimi giorni ne caricherò di altri. Se vi va, lasciate qui un commento per dirmi come vi state preparando al grande giorno. Io sono curiosa e soprattutto altri, leggendo i vostri commenti, potrebbero trarne profitto. Io vi auguro buono studio e vi ricordo che se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.